Gesù che si propone: sono io il tuo pane, il tuo cibo, sono io. Abbiamo ascoltato proprio all'inizio della pagina del Vangelo: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete, chi si propone è il Signore, è Lui che fa, è Lui che compie, è Lui che ci porta, potremmo dire, è Lui che ci porta. Noi tante volte sentiamo il bisogno, sempre tornando a quest'immagine dell'acqua, no? Di mettere il piede per terra per vedere se tocchiamo. Talvolta, ecco, manchiamo di fiducia, il terrore, la paura e quasi la consapevolezza che tutto dipende da noi. Poi quando le cose non tornano ci vediamo persi, abbiamo questo senso, no? E diciamo: ho perso la fede, forse non l'abbiamo mai avuta. Tanto abbastanza per immergerci in Cristo, per saperci portati da Lui. Vedete, questa esperienza va vissuta pienamente nel tempo, potremmo dire, della vita, in tempi di serenità, ma ancora di più ci servirà questa fede nel tempo della prova. È proprio allora che sperimentiamo la dolcezza di essere presi per mano, di essere custoditi. In modo particolare, io credo, l'esperienza per eccellenza, quando il Signore ci chiamerà a passare all'altra riva, a compiere il nostro passaggio, la nostra Pasqua. Beati coloro che potranno veramente, ecco, godersi quel momento, sapersi sulle spalle del Signore. Questo è il segreto di tutti coloro che hanno creduto in Cristo Gesù. Padre Pio ha vissuto questa certezza sempre, nei momenti della gloria, della gioia, della serenità, ma ancora di più nei momenti della prova. Ecco perché per noi rimane un modello bellissimo. Possiamo anche noi condividere questa certezza nel nostro cuore.